nuovo questo a benvenuti e Lego io sono, ragazzi tutti a salve. Eh? Ragazzi, ragazzi a salve. Ma che cacchio ho appena detto? Oh no. Oh no 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 no. Ho appena detto la frase al contrario. Ho appena iniziato il video con la frase al contrario. No, vabbè, dai. Salve a tutti ragazzi, sono io, Lego, e benvenuti a questo nuovo video. Una partita di Battlefield Bad Company 2 nella modalità Rush o Corsa, vestendo i panni degli attaccanti e nella mappa. Ecco, penso che questo sarà il momento più difficile, il momento, come dire, più catartico dell'intero video, perché obiettivamente non ho la minima idea di come si pronunci questa mappa. Quindi Valparaiso, non ho la minima idea. Poi sono sicuro che ci sarà una terza pronuncia che non mi è venuta in mente, che certamente era quella giusta. Vabbè. Ma adesso non sono qui per parlarvi di questa bella mappa, ma di Bad Company. Voglio parlare un attimo dei live commentary. Come dire, live no grazie. Beh, con questo non voglio sostenere che i commenti live non mi piacciono e che non li realizzerò. Anzi, spesso mi piace seguire un commento live perché comunque è sempre piacevole da seguire. E seguo alcuni commentatori che realizzano diciamo principalmente commenti live. Nonostante ciò non sono un grande amante. Però i commenti live hanno diciamo due grandi pregi. Innanzitutto l'originalità, sì, un commento live è sempre molto originale. E l'originalità da che cosa deriva? Deriva dall'imprevedibilità. Perché? Perché non si sa mai bene di che cosa si andrà a trattare durante un commento live. Perché potrebbe esserci una situazione che ci spronerà a parlare di un argomento piuttosto di un altro. O comunque una situazione che ci porterà ad affrontare appunto una determinata argomentazione e ci porterà quindi a realizzare un intero commento live basandoci su quello. E allo stesso tempo l'imprevedibilità deriva anche dalla durata del video. Perché? Perché diamine, un video potrebbe durare 5, 10, 15 minuti, non si sa fino a che non volgerà il termine. E quindi noi dovremmo essere diciamo abili, cercando di gestire il tempo a nostra disposizione e andare a trattare quello che vogliamo fare nel tempo che ci viene concesso dalla partita. E questi secondo me sono i due più grandi pregi dei commenti live, che me li fanno sempre, come dire, apprezzare. Nonostante ciò, non sono forse un vero e proprio grande amante in generale. Insomma, ci sono dei commenti live che mi piacciono, ma la maggior parte li trovo piuttosto spenti. E vediamo un po' i motivi per cui in generale non mi piacciono i live commentary. Partendo anche dai Rod to Nuke, Rod to Commander, Rod to Dogs, Rod to Hello Kitty. Ce ne sono davvero tanti. Però alla lunga questi commenti live sono difficili da gestire, perché spesso si ricade in una certa monotonia e una certa ripetitività. E lì sta al giocatore a cercare di cavarsela e riuscire a realizzare sempre un commento interessante. E la cosa non è facile, e diciamo pochi riescono. Perché? Bene, perché alla base di un commento live, come tutti saprete, vuol dire che noi dovremmo giocare e nel mentre commentare. La cosa non risulta così immediata, perché dovremmo dedicare parte della nostra attenzione al gameplay e parte della nostra attenzione invece la dovremmo dedicare al commento. Però ci saranno determinate situazioni in cui il commento verrà meno, perché magari ci sarà una fase molto concitata nel gameplay che praticamente ci porterà ad interrompere il nostro discorso e poi a riprenderlo. E il gradino più difficile, l'ostacolo più grande da superare è proprio questo, quello di riuscire a conciliare il commento con la partita. E spesso ciò risulta difficile, certo, e difatti in molti commenti live si sentono le reazioni dei giocatori durante la partita, del genere: ah, adesso vado a prendere quello, ah, adesso faccio questo. E diciamo che è un buon modo per affrontare un commento live, però alla lunga io li trovo abbastanza ripetitivi e noiosi. Si può fare, però diciamo, se dovessi sentire una persona che per tutti i suoi commenti live espone semplicemente le sue reazioni, vado a giocare, perché spesso rosico e so benissimo cosa si prova. Per esempio questa situazione, no? Una situazione tranquilla. No, non è una situazione tranquilla, maledetto base rapper spawn killer, chiunque tu sia ti odio. Ma la cosa non finisce qua, perché sono stato rianimato, ma perché mi rianimi, no? Morto di nuovo, affanbrodo, lo odio sto tizio. Sì, va bene sentire queste reazioni ogni tanto, però basare un intero commento live solamente sulle reazioni va un po' ne deficia la qualità, ecco. E beh, un altro difetto è appunto l'assenza di contenuti.
Perché spesso un commento live nasce dal fatto, beh, facciamo un commento live, si prende mouse e tastiera, controller, quello che sia, si inizia a registrare e si commentare. E beh, sì, talvolta una persona riesce a cavarsela, però spesso tutto ciò porta a un'assenza di contenuti, un'assenza di argomentazioni. E sì, uno mi dirà, ma il commento live deve essere live. Sì, ma secondo me nulla toglie a una piccola argomentazione di riserva. Avere un piccolo argomento da trattare, secondo me, sarebbe più che positivo. Perché comunque porterebbe ad affrontare un piccolo argomento in live. E la cosa vi assicuro che non è facile, secondo me. E comunque avere alla base un'argomentazione di riserva potrebbe davvero aiutare a realizzare un buon commento live. Poi sono sicuro che adesso ci sarà qualcuno che, non so, mi verrà a dire così, no? Uè, beh, Lima, tu sei stato bravo a parlare, dici, i commenti sono live sono originali, però alla fine mancano di contenuti, sono monotoni, sono ripetitivi. Uè, Belino, mettiti a fare qualche commento live, poi ne riparliamo. Cioè, tanto bravo a parlare, ma poi sulla carta, effettivamente non hai fatti. E diavolo, avete ragione, perché effettivamente io di commenti live ne ho fatti pochi. Ne ho fatti poco anche perché avrò poco tempo libero e anche in questo periodo davvero mi. Devo essere sincero, praticamente con gli esami, praticamente non ho nessun gameplay a disposizione. E quindi mi sa che mi metterò anche a fare qualche commento live. E magari su Black Ops. Bad Company non la vedo dura perché. È un gioco che si presta poco al commento live. Magari un commento live di gruppo sì, però in singola no, perché le partite sono davvero tanto lunghe e è difficile arrivare fino in fondo. Mentre un'altra cosa che sto preparando sono dei commenti live su Left 4 Dead 2. E sì, in particolare sarà, diciamo, una piccola trilogia, due mappe che mi contraddistinguono, così possiamo dire. E poi ancora una mappa così in più per chiudere la trilogia, perché sennò la trilogia non sarebbe, visto che mancava una mappa. Bene, adesso però mi voglio fermare un attimo, voglio fermarmi un attimo e parlare di una cosa molto seria. Fare, come dire, un attimo di pubblicità progresso, perché siete giovani, dovete crescere e dovete sapere che il fumo è davvero pericoloso. Sì, il fumo vi potrebbe uccidere da un momento all'altro, proprio come adesso! Boom! Granata fumogena, sei morto! Sì! Sì, è fighissimo uccidere con l'impatto diretto con queste granate fumogene. Sono sempre grandi soddisfazioni, sì, pensavate che facessi qualcosa di serio. Comunque davvero, non fumate se non vi vengo a spandere a casa. E sì, dai, parliamo adesso un attimo di questa partita, no? Come avete visto, all'inizio ho utilizzato principalmente delle granate a frammentazione, quindi per andare a fare più kill. Nonostante ciò, le granate fumogene in Bad Company 2, queste granate che sto utilizzando in questo momento, sono davvero utilissime. Perché in questa seconda parte della mappa avevamo delle grandi difficoltà a piazzare e far detonare gli obiettivi. Una granata fumogena vi permette di far tutto ciò senza essere, diciamo, individuati dai nemici, in modo tale da rimanere al coperto, senza essere uccisi dai nemici che vi si avvicineranno. E le granate fumogene sono, secondo me, un po' sottovalutate, perché spesso la gente dice, ma io uso quelle in frammentazione così da uccidere i miei nemici. Sì, è vero, però sinceramente un po' di fumo aiuta sempre, cioè un po' di fumo per piazzare le bombe, anche se un po' di fumo in generale potrebbe aiutare magari a vedere tutto con un'ottica molto più ottimistica. E, tra l'altro non so se avete notato in questo gameplay diciamo, un elemento molto particolare, fino ad ora ho praticamente usato eccolo qua, la N94, e avete notato qualcosa di strano? Dai, sì, qualcuno di voi l'avrà notato, no, scommetto di no. Bene, eccolo qua, adesso l'avete visto, dai, adesso che ve l'ho fatto notare certamente avete capito di cosa sto parlando, no? Eccolo di nuovo. E la cosa molto particolare di questo fucile, che sinceramente non mi spiego, è che nel momento in cui noi andiamo ad attivare il lanciagranate, boom, il mirino sparisce. È davvero abbastanza carina la cosa, sinceramente non penso che venga spostato lateralmente, ma è un piccolo forse bug del gioco e magari forse viene effettivamente spostato lateralmente, ma io ne sono all'oscuro. Nonostante ciò, questo è tutto per questo video, vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione che mi avete prestato fin qua, un invito a lasciare un commento e perché no, magari un voto. Non mi resta che salutarvi e invitarvi a un prossimo video. Ciao!